Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Criptovalute Gruppo Italiano. Quello che cercheremo di fare oggi è uno zoom out sulla situazione che ha visto il mercato delle criptovalute negli ultimi due giorni e cercheremo di capire cosa potremmo aspettarci nel breve termine da parte di questo mercato. Come ben saprete, anche i vari titoli tecnologici hanno subito un tonfo negli ultimi mesi, che ha generato così anche una sfiducia da parte degli investitori verso il mercato delle criptovalute. Le cause sono molteplici, però principalmente quelle più grosse sono tre. Quindi la prima è un mercato a ribasso prolungato che non offre fiducia agli investitori, la seconda è la guerra che sta vedendo coinvolta l'Ucraina e naturalmente che non sta appunto portando nessun miglioramento per quanto riguarda questa situazione e soprattutto anche l'innalzamento dei tassi di interesse da parte della Fed e della corrispettiva europea BCE, che vede appunto un'ulteriore sfiducia da parte degli investitori rispetto ai mercati tradizionali, che poi si va a tradurre anche in una sfiducia successiva per quanto riguarda le criptovalute. Nella notte del 10 maggio abbiamo visto un piccolo rimbalzo di Bitcoin che aveva appunto toccato i 30k per poi diciamo ritornare in una soglia dei 31k. Ricordiamo che molto probabilmente tantissimi investitori stanno aspettando che tocchi i 29k, perché questa è una zona di resistenza dove molte persone hanno già impostato degli ordini d'acquisto, oppure chi semplicemente stava appunto pensando di aprirsi un wallet e magari aprire una posizione long su Bitcoin molto probabilmente sta aspettando questa soglia di prezzo. Ma quindi so che ve lo starete chiedendo tutti: le criptovalute continueranno a scendere? Molto probabilmente vedremo un piccolo rimbalzo nel caso toccasse i 29k Bitcoin, però viste le situazioni anche dei mercati tradizionali e di tutta la situazione che ci sta circondando in questo momento, potremmo anche vedere una discesa più repentina sotto i 30k e anche sotto i valori che ci sono stati circa un anno fa. Naturalmente siamo nel campo dell'ipotesi e non avendo la palla di cristallo non possiamo assicurare nessuna di queste previsioni. C'è anche da dire però che queste ipotesi sono disegnate su un contesto che sicuramente non va a influenzare in maniera positiva il settore delle criptovalute. Checkmate, un noto analista di Glassnode, ha fatto notare come molti investitori molto probabilmente stanno aspettando la cosiddetta capitulation week, ovvero praticamente un'inversione di tendenza che ha visto il mercato delle criptovalute lateralizzare negli ultimi mesi per poi andare a scendere verso un periodo ribassista molto più prolungato. Fa anche notare però che come la maggior parte degli investitori stia aspettando questa capitulation week, molto probabilmente la maggior parte di essi, una volta che si ha un dump veramente forte su tutto il mercato delle criptovalute, probabilmente si faranno prendere dalla paura che c'è nei mercati sia tradizionali che delle criptovalute e molto probabilmente non andranno a fare nessun acquisto vista la paura eccessiva che li va a fermare. Il grande Checkmate però ci lascia una delle sue tip che potrebbe dire tutto e niente, però praticamente ci ha consigliato di avere un piano ed attenerci adesso. So che non sembra facile, però in questi casi è la giusta cosa da fare, quindi mi raccomando, bisogna essere preparati e soprattutto non bisogna mai sopravvalutare ciò che potremo fare in un giorno e sottovalutare ciò che potremo fare in 10 anni. Noi di Criptovalute Gruppo Italiano, come spero molti altri di voi, abbiamo notato che chi ha avuto modo di fare profitto con Bitcoin ha avuto veramente una buona dose di pazienza e nervi saldi in questi anni. Infatti molto spesso chi ha fatto profitto non ha avuto delle posizioni short su Bitcoin, ma molto spesso ha tenuto i propri asset per vari anni, per poi andare a scegliere il periodo migliore per fare una vendita oppure semplicemente per continuare a holdare. Chi invece non ha avuto pazienza in questi anni molto spesso si è preso il rischio di andare a investire
investire in altcoin. Questo si traduce in montagne russe ancora più elevate, vista la volatilità di questo tipo di monete. Noi di Criptovalute Gruppo Italiano abbiamo dovuto trovare una soluzione al poter continuare a fare profitti anche in un mercato di tipo ribassista, come quello che stiamo notando in questi ultimi giorni. Infatti ci siamo incentrati, insieme alla nostra community seguita passo dopo passo, all'acquisto dei nuovi token in pre-sale. Ma quindi perché puntare su queste neonate altcoin a bassissima capitalizzazione? Beh, principalmente per due motivi. Allora, il primo è che delle grandissime venture capital del settore delle criptovalute stanno appunto investendo milioni e milioni di dollari in questi token a bassa capitalizzazione per il momento. Infatti vedono in essi un grandissimo potenziale di crescita in futuro. Il secondo motivo per cui noi abbiamo deciso di investire in questi determinati tipi di token è che molto spesso, per poter accedere alle pre-sale, va acquistato il token del launchpad che ospita appunto la pre-sale del token. In questo periodo, naturalmente, con questo calo repentino e brusco delle criptovalute, anche questi tipi di token hanno avuto un calo, quindi i token dei launchpad li troviamo a un prezzo veramente conveniente, cosa che anche pochi mesi fa magari avremmo potuto fare ugualmente, ma aggiungendo uno zero in più al nostro investimento. Se siete qui a vedere questo nostro video, molto probabilmente sarete d'accordo con noi che la tecnologia blockchain rivoluzionerà il mondo. Cosa dobbiamo fare noi? Qual è il nostro compito? È quello di andare a individuare i vari token e prenderli in pre-sale, ma solo quelli che hanno effettivamente un'applicazione pratica e che potranno avere successo in futuro, vista la loro adozione di massa. Tutto ciò lo potrete fare insieme a noi, sfruttando il prezzo del token in pre-sale, seguendo la nostra community VIP di Criptovalute Gruppo Italiano, dove potrete trovare il sito qua sotto in descrizione, in maniera che se volete capire un pochettino come funziona oppure avere semplicemente delle info in più riguardo alla nostra community, potrete trovare già i contatti. Vi volevamo anche informare che molto probabilmente non ci sarà più un'occasione del genere in futuro, visto il ribasso repentino dei prezzi del token dei launchpad, e soprattutto anche perché questo qua è un mese di fuoco per quanto riguarda le pre-sale, proprio perché il 19 di maggio avremo la pre-sale di uno dei token più importanti per quanto riguarda il 2022, con un seguito veramente gigantesco. Basti pensare che ha più di 600.000 follower tra i vari social, e soprattutto il 24 di maggio, seguito a ruota, c'è un altro token di una venture capital molto famosa del settore che anch'esso vedrà la propria fase di pre-sale. Siamo riusciti a individuarli abbastanza in fretta e velocemente, e infatti vogliamo sfruttare e dare più possibilità a più persone possibili di partecipare a queste pre-sale. Nel caso vogliate delle informazioni aggiuntive, qua sotto in descrizione potete trovare anche i nostri canali gratuiti, ovvero il canale Telegram e il gruppo di Criptovalute Gruppo Italiano su Facebook, che vede quasi 20.000 partecipanti, i quali ringraziamo tutti uno per uno in questo video. Bene ragazzi, da parte del team di Criptovalute Gruppo Italiano è tutto. Se vi è piaciuto questo video per quanto riguarda la situazione del mercato generale in questi momenti, schiacciateci un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella, in maniera da non perdere nessun contenuto di questo tipo e anche di altri tipi, come ad esempio potrebbero essere i vari token ad alto potenziale di crescita. Bene ragazzi, con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video.